Ciao ragazzi, qui Gabby. Oggi un video un po' diverso dal solito. Ultimamente c'è questa moda di raccontare la propria vita attraverso Google Maps. Non so se avete visto il video di PewDiePie, ma lui è lì che attraverso Google Maps vi racconta un po' alcuni aneddoti della sua vita. E dato che voi di me sapete veramente poco, oggi qualche piccolo aneddoto ve lo racconterò. La nostra storia inizia su Marte. Qui sono nato io, in questo cratere. Bei tempi. Ma siccome mi mancava l'aria, ho deciso di trasferirmi sulla Terra. Molto bene. Allora, gran parte della mia vita, voi lo sapete, sono metà tedesco. Gran parte della mia vita l'ho vissuta in Germania. Ed è proprio in Germania che io ho iniziato YouTube. In una cittadina chiamata Bad Belsopen. È piena di vecchietti, non esistono giovani. E ci sono tante belle casette tutte uguali. Ma veramente a Bad Belsopen non c'è Google Maps? Non puoi mettere lumino. Cavolo, non si può usare Street View in Germania. Guardiamoci le foto, dato che lo Street View non funziona. Come vi dicevo, vecchi, io vivevo in una di queste case, più o meno. Facciamo finta che sia questa. In realtà la mia era più avanti, a sinistra, ma non c'è lo Street View. E in un momento di noia forsennata io ho iniziato la YouTube. I miei primi video erano... Una cosa bella, per chi non è stato in Germania, è che vi sorprenderete di quanta natura ci sia. Cioè, tu poi vedete qua, adesso ve lo mostro dall'altro, quanti campi. Questo è tutto verde, questo è tutto verde. Ci sono tanti paesetti sparsi, ma tantissimi, tantissime foreste, alberi, verde. Poi camminare in mezzo alla natura per ore e ore. Questa è una cosa che mi manca veramente tanto della Germania. Dovete sapere che io in Germania ci sono arrivato dopo che ho concluso i miei studi in Italia e al momento avevo bisogno di un lavoro. Per trovare lavoro non sapevo che lavoro fare, dovevo capirlo. C'è questo ufficio impieghi, ufficio statale Agentur für Arbeit. Avevo provato tantissimi lavori, avevo fatto il muratore per un po' di tempo. Uno dei lavori più carini è stato l'assistente anziani, credo che fosse qua in città da qualche parte, adesso non so dirvi il posto. Mi trovavo bene, mi ricordo che mi mettevo a suonare il pianoforte in sala centrale e cercavo di rallegrare i vecchietti con le musiche, che, tipo, vi immaginate uno che si siede al pianoforte dai vecchietti ed inizia a suonare quella di Halo, sì. Io suonavo la canzone di Halo al pianoforte a dei vecchietti tedeschi. Che strana la vita. Mannaggia sto punto, mannaggia! Questo punto qua è la stazione degli autobus e mi ricordo che per un pelo un autobus è entrato una volta. Stavo parlando con mio collega di lavoro ed è arrivato un autobus, mi ha quasi preso sotto, non si fermava, mi sono dovuto spostare all'ultimo secondo. Tedeschi fino alla fine, cioè se non ti spostavi lui doveva arrivare in orario, cioè ti prendeva sotto. Alla fine dai, è stata una bella esperienza. Come riassumere la Germania in una parola? Tanto verde, ma anche tanta noia. In Italia, prima di andare in Germania, io ho fatto i miei studi in Italia, ho fatto la scuola di grafica. Sapete cosa sono curioso di vedere? Dove avevo fatto le elementari, perché alle elementari, che le ho fatte in Italia, non ci vado in quel posto da quando le ho finite. Ragazzi, l'emozione. Mi ricordo queste strade. Mi ricordo questo baretto. Adesso è un ortofrutticolo, ma era una carta... Ah no, c'è ancora la cartolibreria. Mi ricordo che me l'ero preso quello del tizio della cartolibreria, perché qua c'era sempre un gatto fuori e io pensavo che fosse il mio gatto, perché il mio gatto era sparito. Il mio gatto era sparito, mannaggia. Per di qua si andava a scuola. Avete presente quando la nostalgia ti becca e ti senti tipo un po' strano? Un po' come se fossi dentro un sogno. Sta scuola poi da bambino mi sembrava enorme. Le mie mani hanno toccato questo cancello, perché in Italia non li sostituiranno mai. Un aneddoto carino di questa scuola. Non lo so, le mie compagne di classe erano delle gran bugiarde. Un giorno, non so perché facevano ste cose, però un giorno hanno fatto il voto di chi era il più bello della classe. E indovinate chi ha vinto? Il problema è che io questa cosa l'ho scoperta 10 anni dopo, quando un giorno mia madre mi ha detto che gliel'avevano raccontato, che avevo vinto io. E sapete perché ho vinto? Perché quel giorno io stavo male e non ero a scuola. E allora, siccome non c'ero, non mettevo in soggezione nessuno. Non so, io mettevo in soggezione le persone. E allora mi hanno votato come il più bello della classe. Io quindi ho passato una vita a credere. Ho passato una vita a credere.
Ho passato una vita credendomi un brutto, quando in realtà ero il più bello. Mannaggia voi, ditelo. Dai, anche la mia prima cotta c'è stata qua. Alice, ti ricordi di me? Usciamo, scappiamo, voliamo via! Chissà cosa penseranno adesso se mi vedono su YouTube, se vedono questo video, vi prego. Ma prima ancora, io vivevo in un paesetto chiamato... Dov'è che è? Col Bertaldo, eccolo qua! Mamma mia, me la ri... Sì, me lo ricordo! Questa chiesa qua me la ricordo! Era strabello sto paesetto! Ecco, io vivevo qua... Avevo anche degli amici che viveva in una di queste case, Enrico Ciao, se ti ricordi. Guardate che bella vista, eh? Comunque, in una di queste case, quella credo, ecco, vivevo io. Vi ricordate la casa della gatta Rosita, quella piccola villetta? È praticamente questa qui, credo, ma l'hanno anche cambiata la casa, tipo, mi sembra diversa. Credo sia questa, vedete, purtroppo non ve la posso mostrare bene perché non si può entrare in questa stradina. Ma vivevo in sta casa. Vi basta immaginare che in questi posti io, vabbè, ci camminavo ogni giorno. Fa veramente strano rivedere tutte queste cose, davvero. Cioè, qua sono stati anni belli da una parte, ma anche molto, molto solitari. Perché, appunto, dato che vivevo praticamente nella Germania 2 dell'Italia, qua avevo pochi amici e ero molto isolato siccome vivevo in una casa distante e quindi facevano fatica a venirmi a trovare tutto. E insomma, sì, lì qua veramente ho patito abbastanza la solitudine da bambino. Ma non è che mi dispiacesse tantissimo, perché per fortuna avevo tanti gatti, 9 gatti, avevo 9 gatti. 9 freaking gatti! 9 che sono diventati 8 perché una gatta l'ho fatta scappare perché l'avevo trovata qui vicino, praticamente dentro sta siepe, mi sembra, se non erro. Era dentro sta siepe, sì. C'era sta gatta che si era impigliata, Rosita si era impigliata qua. L'avevamo trovata, l'avevamo tirata fuori, l'abbiamo portata a casa, ma io l'ho fatta scappare perché una volta stava facendo i suoi escrementi e sapete che i gatti li sotterrano, no? E io glieli ho dissotterrati, gli ho detto: guarda cosa hai sotterrato, le tue vergogne, le sotterri! E l'ho messa avanti, guarda, guarda. Da quel giorno si è offesa, non l'ho più vista. Subito giù col Bertaldo c'era Vidor. No, questo è il mio asilo! Cosa ho trovato? Questo era il mio asilo! Non hanno cambiato alcune cose. Mi ricordo che qua abbiamo fatto una torta al cimice alla maestra. Cioè, nel senso, non gliel'abbiamo data davvero, ma praticamente abbiamo fatto una torta con la sabbia e poi gliel'abbiamo data alla maestra con la sabbia e ci abbiamo anche nascosto un cimice sbudellato da mio amico dentro. Tieni, maestra! È buona, mangia! Speravamo che la mangiasse così magari stava un po' male e il giorno dopo non tornava e noi facevamo festa. Mi ricordo poi che ti costringevano a dormire, c'era l'ora di sonno e io ero là con gli occhi spalancati che pensavo tipo ai videogiochi, mi sembra, perché giocavo già quegli anni. Io ho iniziato con solitario. Io giocavo a 3 anni a solitario su Windows. Pensavo a solitario. Mentre ero solitario nella casa solitaria. Credo che qua ci fosse la scuola elementare invece, che ho fatto soltanto il primo anno, poi ho continuato nell'altra che vi ho mostrato prima. No, l'hanno demolita, mi sa. Mi sembra che fosse qui. Non spero di sbagliarmi. Ma mi sa proprio che era qui. C'era un cancello qua davanti. Entravi nella scuola. Forse è proprio questa che l'hanno cambiata? L'hanno trasformata nel comune adesso? C'era un muretto qua della scuola, io ero praticamente lì e mi ricordo una volta ho protetto mio compagno di classe contro tipo 10 bulli e io mi sono messo tra loro e il mio compagno di classe, poi tutti hanno picchiato me, non hanno picchiato il mio compagno di classe e io sono uscito con 10 ematomi. Ma ne valsa la pena! Da una parte fa impazzire quasi pensare al fatto che per delle piccole variazioni la mia vita poteva essere totalmente diversa. Che questo canale, che questo discorso oggi non ci sarebbe mai stato, e invece c'è. Un saluto poi a tutti i miei amici trevigiani. Approfitto per salutare, sicuramente qualcuno a Treviso mi segue. Ho fatto una scuola qua, sì, una scuola di grafica. Sono stati degli anni carini, ho fatto degli amici in quella scuola che ancora adesso sento e mi verranno anche a trovare tra poco. Dove, vi chiederete, mi verranno a trovare? A Malta, cioè, adesso vivo qua! Oh, santo cielo! Un'isola molto carina e sperduta, e vi dico, non è facile vivere in un'isola, veramente. Ora che ci sto vivendo, sento un po' l'isolamento dell'isola. Ma dai, almeno c'è il mare. Da qui, praticamente da qui dove eravamo, eravamo qui, da qui scendere fino a qui
Gabby, hai fatto un bel po' di strada nella vita, possiamo dire. Io credo di aver traslocato almeno 9 o 10 volte. 9 forse, 9. 8-9 volte, dai, 8-9 volte in totale. Tante volte sono state in Italia o in Germania, ma... Oh, aspetta! Ci siamo dimenticati il pezzo forte. Concludiamo il video che vi mostro la mia casa bruciata. Perché in Germania c'è stato un altro tassello. Dopo Bad Wörishofen, io sono andato... Neuburg an der Kammel. Mamma mia, questa cittadina, eccola qua. Io abitavo qua, ragazzi. C'era sta stazione, andavi avanti, e una di queste case... Questa è la farmacia, sì. Una di queste case, ragazzi, era la mia casa, e che è stata bruciata, ve lo ricordate il video? Indovinate quale nei commenti, tanto non ci abito più comunque. Fanculo, sono scappato dai vostri incendi! Facevo troppo rumore con i video. No, dai, scherzo, era un pazzo che aveva dato fuoco, neanche per colpa mia, mi sa, proprio era un pazzo, ha dato fuoco alla casa. E niente, ci siamo svegliati quel giorno con il fumo ed è stato tosto. Fortunatamente non si è fatto male nessuno, tranne lui. Lui si è fatto qualcosa o ha fatto finta di farsi male. Non lo so dove sia finito o se sia in carcere. È arrivata pure la polizia. Mamma mia, e anche qua ho fatto tantissimi video. Qua c'è stato il botto di YouTube. A Bad Wörishofen ho iniziato, ma qua c'è stato il botto. Qua c'è stata la season 2 di Minecraft Hardcore. Tante, tante belle serie. Oh, ne valsa la pena nonostante l'incendio. Vaffanculo. E detto questo, ragazzi, è stato veramente divertente giocare in compagnia, raccontarvi tutte queste cose. Ma penso di aver anche parlato abbastanza. Ma mi sono divertito, insomma, a raccontarle. È bello condividere alcune esperienze con voi della mia vita e anche ripercorrerle, perché... ti dà soddisfazione, no? Da mangiare un po' la nostalgia, che se ne starà calma per un po'. Bene, cosa ne pensate di questo video? Vi è piaciuto? Vi ha strappato qualche risata, qualche sorriso, qualche curiosità? Avete qualche domanda? Magari fatemela nei commenti. Dopo Malta in Spagna, dai! Vediamo di andarci. Che mamma mia, se gli youtuber spagnoli che cacciano 10 milioni di views ad ogni video diventano youtuber spagnolo, fatta, fine dei problemi. Spero vi sia piaciuta un po' questa storia della mia vita. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!